Sento un cazzo, non sento. Ok, sento di più. Il video è uscito, no? Chi cazzo mi chiama? Amore? Amore? Sto appena andato in live. Ti sentono tutti? Vabbè, ma proprio adesso. Ti amo Che tanto. giorno è oggi? È martedì, credo. Sì, è martedì, no? Amo? È questo telefono di merda che non prende, porca mignotta. Ciao, ciao. Che donna qua? Ma perché c'è l'1 e l'1-2? Non ci dovrebbe essere un boss in mezzo? Come mercoledì? Io non so più che cazzo fare della mia vita, ragazzi. Oggi è l'ultima, sì, non lo so, cioè, non so, non vediamo. Io devo editare pure stanotte, che ieri pure ho dormito, mi sono bioccato, Cristo santo. Il video esce quando esce, non chiedete. Non so, non voglio dirti. Niente, io non ce la faccio più. Ma che giorno è oggi, veramente? A parte Dio, vedi? Si gioca! Io vado qua nel dubbio. Sì, devo andare qua. Ah sì, poi uno dice se riposa, invece dobbiamo andare dal cane. Dal cane di merda. Qui c'era il cane, beh. Qui c'è una porta, non ci voglio andare. Voglio andare solo a vedere la regina. Tanto abbiamo finito. Ciao stai manzo, grazie per i 3 mesi, bacetti. Vediamo. Perché rosico? Perché volevo finire. Ciao amore! Perché volevo finire il video. E invece non finisce mai. Come questo cane di merda. Vieni qua, cane di merda. Come ho fatto un piatto? Come hai fatto tu a piamme? Abbasso il volume. No, ma come abbasso il volume? Sì, devo editare, sto solo editando. Sono 6 giorni che sto solo editando e penso sempre che finisce. E non finisce. Ciao Alexandrs! Alexandras, anniversario e poi youtuber preferito, grazie. E grazie a Marina per i 20 mesi. No, adesso ho finito il video, però, cioè, è finito, sono 3 giorni che è finito, però il lavoro c'è da fare. E ora è 25 dei video, 24, una cosa del genere. Record de poco. Quindi ci vuole un attimo. Qua devo pure stare attento a sto cane di merda. Grazie a Ftroll per i 6 mesi. Un momento di felicità ogni giorno. Mi pare troppo, ma grazie. Questo è il lavoro mio. Oltre a menare in faccia i cani di fuoco. Ok, vomita. Vomita il cervello di certo, non mi dice danno qua. Fritta. Come esplode? Queste dietro. Ma esplode? Sì, più o meno. È impazzito, è impazzito. È il gramo de fuoco. E infatti è il gramo veramente perché ti spacca le corna. Ma poi è tostissimo. Quindi proprio imparare tutti i movimenti. Sta per partire? Non è parte, secondo me. Forse sarebbe stato meglio pure mettermi. Ah, ma stavo proprio allo sciottamento. Ciao pesce provinciale. Ciao Gasp. Ciao Isido Boba. Te lo stavo per dire, Cusciano. Forse sarebbe meglio mettere gli abiti che resistono al trono. Gli abiti che resistono al trono. Sì. Sto cane è un botto antico. È il cane antico di Gesù. Fuoco, fuoco, 60. Intanto vediamo di Yamamura. Yamamura! Il cacciatore napoletano! 130, 130. Questo è il migliore. Infatti sarà quello annerito. Oh, c'è un 70. C'è un 70 della polvere d'osso. Però questo è da polvere d'osso. Stavo pure me. C'è un 90. Akama viola! Siamo diventati secchi! Siamo della secchitudine!
Io sto tanto così da evoca uno, ma sarebbe proprio da perdenti bastardi perché non ho mai evocato un cazzo di nessuno. Grazie a Cibol! Come sempre, ecco l'Amazon Fringo Buffo, grazie. Pesce Provinciale, Graspo, grazie a tutti. Grazie a RSV91, belle, siamo a 5, grazie a te. Subito parte? 3, guarda, per ringraziare. Io non ce l'ho, io voglio fare. Voglio chiudere questo gioco. Io già ci sono andato dalla tizia, però ci voglio andare. Ottima difesa al fuoco. Portami della 50. Ma dovrei. Io voglio lamerare, voglio fare tutto a 99. Voglio fare la lamerata massima. Prima di finire, dai, andiamo a farla, dai, voglio farla. Che ne perdiamo tempo, eh. Che poi c'ho pure le rune di merda. Voglio fare la lamerana massima. E poi si chiude. Facciamola, facciamo vergognare tutti i giocatori. Mamma mia, io voglio fare le cose. Mamma mia, a parte che voglio provare a fare una run qua, in questo senso. La prossima dove iniziamo Hollow Knight? Sì, io uso il bug. Jerry, ma la lamerata ci vuole tempo, eh. Cioè, la lamerata è in casino, eh. Che poi mi sa che non conviene mandare tutto subito a 99 perché aumenta il livello a livello bruttissimo proprio fa. È una cazzata. È una cazzata fallo. Però 54 arcano, proprio non c'ha senso. Poi 54 non fa rosicare, però fallo arrivare a 55. Con le live di notte. Scopriamolo. Qua, allora, intanto proviamo a fare una rana. A parte qua abbiamo sbloccato pure tutto. Io voglio provare a fare il tizio. Abbiamo sbloccato il boss. Te lo giuro, senza capire. Solo a parriarlo. Però lo devi parriare in 20 proiettili. Divaghiamo, cazzo che fai? C'è bisogno di divertirsi. Allora, dove sta? Piano di sopra. Ci provo solo una volta. Te lo giuro che se lo faccio è il top. Oh! Bene! Bene! Senti i delfini? Niente. Oh, ma l'altra volta eravamo arrivati prima a metà vita, ma ti ricordi? Tu sei a spada alla luna e adesso dovrei. E infatti adesso tocca usarla. Esploso. Ma infatti, dai. No, ma lasciami, piace, lasciami. Adesso dovremmo fare malissimo. Allora, facciamo un livello arcano di merda perché mi sta sul cazzo. Il 54. 55 e poi non lo tocchiamo più. Anche se 55 non ha senso. Assolutamente mi devo fermare a 50. Morto, no? Assunto delle pure a 50 di vitalità. Ciao Melf! Per accompagnare le mie serate durante questo anno, ma grazie a te. Ma quanto le manca a livello di editing? È poco, però non. Donna, ma io dico sempre poco, però non te saprei dire. Cioè, non ha. Io non devo smetterla. Cioè, guarda, basta. Dovrei fare 50 di vitalità, però. No, 50 di vitalità è scam. Dai, stiamo incazzatissimi. Perché gente muore in lontananza? Perché questa è la vita, Luca. Questo è il capitalismo. Gente muore e tu prendi i frutti. Ma che 2 mesi, Jerry? No. Questione del. Cioè, io vorrei farlo uscire domani. Però dipende. It depends. Dai. Basta non dare una data. Ho capito. Però adesso devo farne un'altra per il meme. Quella la devo rispettare. Vedremo. Tanto ma siamo il cane. Il canide. Posso ipotizzare entro domenica. Andate a fa culo! Andate a fa culo tutti!
Poi io devo partire. Cioè io ho pensato il 7 è bello tranquillo e da poco è uscito il video. Cioè il 10 devo partire, quindi mi sa che veschiamo pure dalla domenica sicuro, forse venerdì giovino un attimo da cellulare. Inside della vita del muore. Facciamo unirla con Veronica. E viene domani, viene pure Veronica, cazzo, dopo di casa, ma capisci come. Non gli faccio malissimo, però. Se gli faccio più male con l'ascia. Però se gli colpisco la capoccia, guarda proprio, non me ne frega niente. Ma poi queste cose sono delle lamerate, niente. Volevi il bus? Va bene, è facile, adesso che sono fresco, è facile. Niente, non si staccherà, eh. Eh sì, però vabbè. Oh, ma stavo andando benissimo. Ma non puoi cliccare tasti a caso e crederci tanto, eh nozzi. Grazie a voi, Shirin. Oh, stavo a far pro, eh. Infatti Sotobaior è una citazione clamorosa, ma alla bestia di Gatsu, questo mostro, ma soprattutto le bestie che trovi in Dark Souls 3. Sì, comunque niente, lascio, è meglio, non voglio sapere. Questa è la live dedicata al cane, capito? Cioè, non ti prego, no. Ti prego, no. Dobbiamo andare da Giura. Senti, famo se un'oretta qua, poi vado da Giura. Passi. Dai, dai, che l'ho ammazzato. Dai, dai. Piuttosto questo dell'infante, de cos. Tieni. Tieni. Però mi sa che io facevo molto più male con quell'altra, eh. Tieni. Tieni. È vero o no? Con la spada? Tiè. Yeah. 55 arcano, la meratissima. Tiè. Yeah. Tiè. Yeah. Ma che fa? Ha ruttato? Levate dalla, frate. Tiè. Yeah. E mo... Pem! Pem! Madonna! Cioè... Pem! Pem parte, ma in una direzione che sta solo lui. Pem. Ma questa. Ok. Pem. Sono stato avido. Vabbè, guarda, non è difficile, è solo che a una certa devi stare sempre attento. Questo. Ecco, poi te fa l'infamate, meno male che non mi è sciotta. Ma devo levare le rune. Devo levare le rune de merda. Che fa? Questo è proprio lame. Proprio lame, guardalo. E lì non ti posso prendere. Venga. Questo è cattivissimo. Ma vai a far culo. Che fa, esplode? No. Guarda, basta che non esplode a random. Pure ste cose. No, no, non te devi mettere negli angoli, sei cattivo. Cane cattivo. Chi è? Non ho capito se conviene dargli ancora più solo due. Tutto. Chi è? Sono un pirla. Ma vedi, sta cosa mi fotte. Ok. Ma gli posso piare la capoccia, tipo? No, niente. No, sta a partire a razzo. Ok. Madonna quanto cazzo è tosto però, eh. Vabbè, fa culo. No. Ok. Vabbè, ma questa è una infamata.
ma non ho capito se l'ho preso. Ma non mi dura un cazzo. Dai, sì, non... vieni qua. Ok. Mamma mia, oh, vedi? Controtempo un attimo. Dai, che palle. Controtempo un attimo. Stavo andando a paura. Non gli levo una ceppa. Una cosa ho sbagliato. Con 50 vitalità non sarebbe successo. Quindi lo sai che famo. Andiamo prima da Giura. Magari qualche anima la acchiappiamo fuori. Gli ho levato quasi metà vita, infatti. Perché non siamo ancora andati da Giura? Perché dobbiamo fare tutto il giro di Peppe. No, ho sbagliato io. Ho schivato un po' troppo prima. Ma io dovrei far rom. Ma perché non sono spawnati quelli coi sacchi? Perché non sono spawnati quelli coi sacchi? Pure parla, devo fa. Ma non sei stanco, eh sì, Giulia. Sono stanco di cervello, il dramma. E qua, questo è un gioco che devi usare il cervello. Mo metto Rocket League senza senso. E vaffanculo. È il gioco sciallo per eccellenza. I netturbini di solito passano la mattina. Va bene. Ah no, le ombre. A me stavano a rompi i coglioni, le ombre. Ma dammi un net... Oh, scusa, Backtracking. Adesso devono essere spawnati. Fatemi salire. Quello dicevo... No, 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 no. Oh, ho preso un broccata via giusta? Ma qui poi dopo la password, dove cazzo vado? I sacchi arrivano dopo aver sconfitto le ombre? Sei sicuro? Are you sure about that? Ancora con sta belva, non è possibile! Perché non avrebbe senso! Ma pensate com'è la logica del gioco. Sono un giocatore che non si è... che non ha trovato Old Yharnam. Vado dritto, i sacchi... Cioè, a meno che non debba arrivare veramente a... alla terza volta che entri nel carcere, non avrebbe senso che io me devo fare tutto. Allora devo arrivare per forza al carcere con la via più lunga, da Mikolas. Questo è quello che vuole il gioco. Per farmi andare a parlare con Giura, no? Che lamero tutta la... Oh, esatto, Jerry. Arriva a carcere dopo l'orom, esatto, Drunken. Ma non sei rapito dai sacchi. Esatto, Cusciano. Ma perché devo aprire la wiki, Lord? Ma che cazzo di scam è? Dove sto a voi? No. Ci arrivo con la logica, apra la wiki. Ma che cazzo apra la wiki? Ho sbagliato coso. Può anche avere ragione, passavano sempre per dire. Ho capito, Jerry, ma è una zozzeria. Perché? Perché dico questo? Perché c'è la porta dietro Parl. Quindi un... che era? C'è stato un... ha poppato qualcosa e poi non c'è più. Beh, della storia l'abbiamo finita. Qua sto a fare il runner. Mamma mia. Trappolone. Che me l'avevo. Qua voi andate a Giura, parlandoci. Ho capito, Jerry, ma quello è il metodo un po' così. Ah, sono arrivato. Cioè, è il metodo un po' scam che io entro e mi devo schivare tutto. Io voglio aprire la porta da dietro direttamente. Come se tu arrivassi a Old Yharnam per la prima volta. Capito? Chissà, quasi nessuno l'ha... Chissà chi è, qualche stronzo che non va a vedere la wiki l'avrà fatto così. E Old Yharnam l'ha beccata alla fine. Oh, qua devo vince, Capisci? Allora, devo ammazzare prima quello del fuoco perché è un cagacazzo. Vaffanculo. Sono stato avido, madonna. Eh.
una parriatina quello. No. Aspetta, li ho levati dai coglioni? Si è chiuso, mamma mia. Dai, devo stare attento, dopo il cane. Mamma mia, non so, mi facessi una... sexy lady! Aia, 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 aia. Venghi, venghi! Guarda che merda! In faccia proprio, ho preso. Bravo, bravo, frattate. Cosa è successo? Bella la telecamera, complimenti. Mi ha detto culo che non mi ha preso, ma non è stato merito mio. Bravo! No, quello era un Perry, bellissimo. Fammi fregare la vita del tuo amico. Che poi sono ancora i rune del cazzo, eh. Pensavo per un attimo. Gascon. Preso quello dietro. Ma qualcuno attacchi! Adesso non ero preparato. Bravo! Bravissimo! Infatti sarà Robber il problema. Comunque questi erano molto più scrausi in NG normale. Senti come sono proprio. Bravo! Mamma mia, in mezzo ai fuochi, Naruto, io credo in te! Quello però c'ha un po' troppa vita per i cazzi. Per i cazzi. Per i pini. Forza. No, guarda, t'ha protetto l'amico tuo! T'ha protetto tuo cugino! Quello è tuo cugino! Bravissimo! Non gli levo, ma perché non gli levo una cippa? Grazie che suona, suona, è il casino! Ma fa culo, te? Che fa, mi guardi? No, no! Venghi, venghi! Vabbè, questo mi ha regalato. Questo tu me l'hai dato a gratis. Ma se io te facessi... No, muori, muori, ma non esplode, non esplode, esplode. No, manco esplode. Mo sono cazzi amari. No! Mo questi si allungheno. Mo si allungheno. Oggi è proprio Ivanzina. Peni che si allungheno. Ma da quel fuoco, baseball! Sì, vabbè. Sono diventati diretti un problema. No! Aiuto. Aiuto! Sono morto. Curate, curate senza senso. Devo mettere le rune belle. Quelle che mi curano di più. Ma quello fa proprio le fontanelle. Qui c'è un rifugio, qui c'è un riparo. Basta. Se chiudo gli occhi spariscono. Se chiudo gli occhi non esistono più. No, eccoli! Fatti pariare. Ma... non ho più proiettili. Aiuto, mamma. Devo fare il postino, come diceva mia mamma Yarnam. Porca troia, sono dei cagagazzi in NG Plus. Sono veramente un problema. Non è Smash Bros. Mammina, ci hanno fatto del male. Se rimango fermo lo bevedolo, dici come i tirannosauri. I tiranno sbrabbi. Dai, su, 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 su. Allora, qui... ma quello della Lega l'ha ucciso? Sì. Non c'era Madara, Madara. Madara, dove è andato Madara? Non gioca al Gladsor, ma il tuo che il premio fa morire. Grazie, anche perché questo è Bloodborne. Punta per primo quello che spara da lontano. Sì, ho capito. Però gli menano. Mi fanno del male. Sì, dopo questo Hollow Knight, Drami. Ma prima Rocket League. Ma era qui, sono già arrivato. No, aspetta, mi sa che io devo entrare di qua. Ma era tutto un complotto delle cause farmaceutiche. No, che quindi la chiesa della cura, secondo Miyazaki, sono le case farmaceutiche che ti danno la cura. Però poi tu diventi pazzo. Capito? Questa è tutta metafora del vaccino. No, Twitch, scherzo. Scherzo e satira.
Poi tu vai qua, fai così, sdigete. No. Lemax! Aspetta, comunque, grazie a Flamia, grazie a Romana, a Melfi, a Wiren, Lemax, ciao Lemax! C'è Lemax! Sto qui, sto morendo. A caso. Mi perdo poi qua sempre. Sbaglio ad andare qua, seguo la luce. Qui sbaglio sempre, vero? Non devo andare qua, porca puttana. O forse sì. O forse no. No, questo è il fiume, eh. È il fiume di merda. È il fiume, eh. Sì, vedi che sbaglio sempre. Porca trova, ma perché mi perdo? Questa è peggio delle ombre, il perdermi. Il perdermi ogni volta. Però guarda che bei pixel. Guarda le tombe che... Guarda, ti fanno capire che... Diciamo, tumulavano la gente un po' dove cazzo gli pareva. Un grande senso di libertà, Bloodborne. Guarda, questi due tombe qui, marito e moglie. Vista cinghiale. Ma guarda, è bellissimo. Grazie a Brian Fresh Memes. Brian Fresh Memes. Di qua, o di qua, sto tornando indietro. No, si levi. No, io ho diritto di passare. Qua sto tornando indietro. Te lo giuro, rosico. Sto tornando indietro. Perché riesco sempre a sbagliare? O forse no, forse è di qua. Perché mi sembra lì indietro ma non lo è? No. Di qua? Ma Cigliana mi segue, ma posso usarlo con le ombre? Cioè, ma tipo... No, sì, perché se prima lo posso usare con le ombre, lo posso usare pure adesso. Cinghiale, vieni. Dopo ce lo fa usare con le ombre. Cinghiale, vieni. Cinghiale, vieni con me. Ti userò come arma contro il capitalismo. Cinghiale, vieni. Venga, cinghiale, venga. Ci passa, oh. Ha capito che la nostra battaglia è la stessa. Venga. 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 No, perché? Chi la paga? Chi la paga? Chi la paga, cinghiale? Perché non oltrepassa? Vedi, ha avvelenato anche lei. Oh, venga. Oh, viene. Viene. Zitto. Sta succedendo? Venga, vieni. Dimmi che mi passa l'ombra. Dove vai? No! Vieni contro. Contro chi ti ha dato il pane, vieni. Questa è la mossa che lo sblocca. Adesso si sblocca. Gli do una bottarella, tanto per. Venga, venga con me. No, non ci viene. È proprio un venduto, sono tutti venduti. Proprio il muori nella terra dei venduti. Andiamo. Questi bastardi non vogliono morire. Io decido che vado a casa, a sentimento. Tiè. Non ha funzionato il sentimento. Tiè. Il sentimento vero, sapere qual è questo. Mamma mia. Adesso non si scherza più. Com'è? Naruto. No. Sprechiamo proiettili. Guarda quanto gli ha levato. Questa è la merata easy. Naruto nella terra dei canguri. Pam! Poi double! Il potere di Naruto in me. Tu non puoi farmi niente. E invece mi hai fatto tantissimo. Sarà un problema arrivare da Giura a modo mio. Io ho passato, cioè, cazzo, 5 giorni di te e basta. Non ho il cervello per concentrarmi qua. Non posso. Io mi voglio riposare. Sempre giochi difficili, Undertale, Bloodborne, quell'altro. Paper Please, che devi star là a controllare. Ma perché? Ma perché? Ma Fortnite no! Ma un gioco rilassante! Ma come cazzo si fa? E ora Hollow Knight, infatti! Il bello carro che fare il giro. Ma che cazzo dici? Ma è che le mie palle sono canoniche.
nel gioco tu le trovi, entri nell'incubo del muori, dove c'è un computer e tu devi editare file, devi stare là fermo. Fermo. E le ore passano, il mondo scorre, tu fermo. Un'ora e 20 è troppo di video. Ma non sarebbe nemmeno questo, il fatto che poi c'hai l'ansia che dai le date e non le rispetti. Ma come si fa? Andiamo avanti, basta. Felicità, felicità. La gioia. Guarda, serpentone, rifammoci tutta la strada, non me ne frega un cazzo. Non ho idea di dove stia andando. Ma adesso ucciderò le ombre. Adesso moriranno. No, l'onetto non è cancellato. Tossisco. Perché poi il lavoro finito, fai là e fai. Oh, è anche questo, l'abbiamo fatto. Che bello. Corro. Siamo arrivati alle pozzanghere, lo vedi? È facile. È facilissimo. Di qua vado al posto. Dove? Non lo so. Di qua devo andare. Fine, vedi, risolto. Ma che ci vuole? Questo è il vero shortcut. Cinghiale traditore. Bastardo. Forse dovrei mettere le rune. No, dai. Se muoio a questa metto le rune serie. Perché mo c'ho solo quelle degli aghi del sangue. Dovrei mettere delle rune più dignitose. Mi ha scambiato specie, si è offeso in effetti. Fermo. Tiè, tiè. Schivo. Tiè. Beh, gli levo di più, eh. Tiè. Beh, gli levo tantissimo, eh. Tiè, me levo. Però. Tiè, dolore. Tiè. Tiè. Seguo il flusso, seguo il flusso. Tiè. Tiè. Oh! Ma io devo ammazzare prima sti due. Oppure. Bastardo. Mamma mia, sono stato avido, però mi ha detto culo. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. No, 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 no. No, no. E c'è quello dietro, c'è il cugino dietro. Che poi stanno sempre appiccicate, cioè. Proprio attacca. E allora io faccio Seiro. Mamma mia, quanto ho pagato. Sembrerebbe quasi la pena. Bastardo. No, allora se. No, no, vedi, 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 vedi. Poi quando decide di usare il mazzone è un casino. Che cazzo attacca? Via, via. Mamma mia, ste palle di fuoco sono il problema vero, però, eh. Ballerina volante. E che palle! Madonna, che liscio. Potrei usare pure la lamerata, cioè, questa. Ma se io, cioè, facessi così. Porco Dio, vi spacco le corde. Tomba di merda! Oh, ma. Vorrei cercare un punto. Però devo stare attento a quello. Appena spara quello. Spara! Ovviamente non spara il bastardo. Una figata comunque. Dai, Cristo. Oh!
Me coglioni! Posso dire me coglioni? Quindi consuma 7, numero magico! È proprio la magia del muori! Adesso muoio! Perché mi sono incazzati malissimo! Voglio usare un'altra. Il potere del sole! Aia, hanno schivato! Che figata! Cioè, mi alleva un delirio! No, vabbè, ma dai, ma lo vedi, ma dai! Ma poi come cazzo hai fatto a predire? Avvelenatissimo! Ma mo qua è un casino, regà! Cioè, devo usare la tomba! Ok. Beh, che... Porco... Giuda. Sono un coglione. Però è divertente, eh. Cioè, sono fighe. Ma mo stanno appiccicate le... Se, vabbè, però. Ma stanno tutti appiccicati. Vieni, vieni. No, ma c'è Moro. Ma c'è Moro, parte due. Questa tocca a Cosalle. Oh, è morta una. Questa comunque tocca a Parialle. Qual è quello che c'ha meno vita? Zitto, e mo? Mo senza il fuoco dalla loro è più easy. Porco Giuda. Però mo c'è Moro come un coglione, eh. Sei tu quella che deve morire. Ok. Adesso sarebbe da Parialle. Mi cago sotto, sono un coglione. Mi sono cagato sotto. Ora non è più, ok. Una fiala. Uno versus uno. Vieni in mezzo. Vieni in mezzo. Bello. Non c'è Rio. È andata un tilt. Questa è la più stupidina. Però c'è sta attacco. Senti, fammi ricaricare la stamina, porca troia. Questo, per esempio. Questa è quella a media distanza, me sa. Come fa a tappiarmi? Mo me sciotta. C'ho una paura di me. Ma m'ha detto culo che non m'hanno usato. Chi? Dove? Porco giù. Io schivo senza senso. Che cazzo me ne frega. Oh, di va finita. Questo di fa. Ti prego, mo, non ci credo. Mamma mia, che combattimento! Assurdo! 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 Questo mi è piaciuto! Mi sono cagato addosso! Ma io mi vorrei riposare! Bella prova! Mi sono divertito! Grazie, Omar Arida, per i 17 mesi! No, non voglio tornare al sogno, andiamo avanti. Quasi tremo. Bello, mi è piaciuto. Ecco, Morom, cazzo. Morom, signore. Ma Roma, tua madre! No, aspetta, mi serve una... Aspetta, non c'ho i fiali, non c'ho niente, mi serve una cosa. Eccola. Chi cazzo è Adella?
È andata a Della. E mori, vaffanculo. I sedativi. Adella. Ma mo troviamo il cadavere. Cioè, no. No, non è. No. Non vedo roulette. Sicuro ci sia Rom. Vergogna. Vinci a colpi di madre. Spero Leo. Ma io. Oh, mamma mia. Mo mi butto in mezzo e uso le lumache. Molto bene. Lasciami. Mettiamo le rune fiche. Arriviamo a 50 vitalità. Dai, fammi seri. Quasi tu. Ehi, pochi. Ma sì, io senza senso. Ma vaffanculo! Ma vaffanculo! Ah, vecchio di merda! Ok. Mi dissocio. Era un signore poverino di sabbala. De sabbala. Levo tutte le lune. Qua che c'ho? Aumenta recupero PV fiala. Non pare. Potenza energia massima 15%. Aggiudicato. Poi aumenta fiale. Ma vaffanculo. Aumenta proiettili. Ma vaffanculo. Potenza attacco critico. Attacco critico è la mano in petto. Punti vita, i PV, i punti valore, i punti violenza. Riduzione danni. Però che merda. Pot recupero su, che cazzo è? Che è sempre che te recupera più cose dalle fiale? Aumenta il cioè la cura che ti dà? No? Il potenziale di recupero. Ma della barra dell'energia? No. Le lune di livello massimo le pio coi calici. Ah, ovvio. Beh, buona. Quali sono le rune meta? Cioè, potrei mettere questa solamente perché voglio usare le magie. Forse quelle. Questa è meta sicuro. E poi. Bah, quella della vita. Però ci faccio schifo. Non ce l'ho quelle buone. Lo so quella di PV, però non ce l'ho più 5, fa schifo. Preferisco questa. Riduzione di tutti i danni più 4% a sto punto. Dai, il meglio che avevo per adesso. Andiamo. Visceral potenziati l'ho messo, infatti. Vedi, ci arrivo da solo. Da solo. Vabbè, io metterei vita, energia e riduzione danni. Oppure vita, energia e più danni d'attacco critico. Perché riduzione danni se può pure leva. Andiamo da Rom. E poi siamo arrivati dopo Rom, eh. Poi andiamo dritti da Parl. Vaffanculo. E possiamo aprire la porta. Credo. Bravissimo. Non mi hai preso come? Sbrunf, sbrunf. Tanto Roma se fa easy, ma passeggiate salute. No, voglio andare a mezzi ragni e fa la magia, te lo giuro. Cosa mi ha preso? Poi questo mi fa sbroccare. Però troppe ne ho viste ormai. No, invece continuo, continuo a sbroccare. Ma io alla follia Yemeno. Yemeno. Vediamo quanto mi recupera. Non recupera tanto, eh. In zanzare casa tua mi pare un po' troppo. Qua c'è sta il mio acerrimo nemico. Pamf! Ah, c'ho pure st'attacco. Eccolo, vedi, la Moonlight c'ha un moveset più bello.
perché c'ha tre cose fighe, diciamo, anzi quattro, perché c'ha pure l'attacco in salto figo. C'ha. Ma poi questo c'ha questo, vediamo com'è. Che non è male. Niente, se te vuole piatte, piglia. Vabbè, ormai non me ne frega più un cazzo di intelligenza. Però mi sarebbe sciolta. No. Un lumachino adesso, è un grande essere. Guarda che lamer. No, ma m'ha ucciso. Porca troia, quanto rosico. E te leva pure i punti. Questo è peggio di quello. No, non è peggio. Quello di Demon Soul era peggio. Non c'è niente peggio di quello di Demon Soul, che te leva i livelli proprio. Infatti l'hanno nerfato Demon Soul in questo senso. Demon Soul della PS5 l'hanno nerfato le tendenze. Ma la chat mi blocca, mi sa che la parola. Cinematografo formato YouTube non vi piace. Perché? Per quella cosa, grazie che commettesti. Prego, Pirata Roberts, mo vedi al prossimo video. E io lascio. Perché tanto non è qua che devo perdere tempo. Questo non fa la speedrun. La speedrun uru. Hai vinto, complimenti. Apro qua. Non si ha. No, perché siete in due? No. Io qua non ci passate. Qua non ci passate, vero? Invece sì. Allora apro la scorciato. Qui c'è la scorciato. Guarda come corrono. Chi è? M'hanno preso. Guardate che bello, guardate che begli effetti. Io ho aperto. Ecco, abbiamo fatto il giro. E rifamo il giro. Para 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 para. Ecco, fine. Bello, fine, proprio la fine della canzone, eh. Stupendo. Abbiamo fatto un giro. Così fanno i giocatori seri. Siamo morti tanti alla luna, è stato bellissimo. Abbiamo aperto la shortcut. Possiamo andare tranquillamente a uccidere Rom, il ragno in roulotte. No. Guarda la luna. Non voglio mica la luna. Ah, si apre da qui. Si apre da qui. Ah, ma qua c'è lo scolaro. C'è uno della scuola. Di coso. Di coso coso. Dov'è? Non c'è New Game Plus? Non c'è? Sì che c'è. Buonasera amico. Anche io ho i poteri di Naruto. Guarda Emma, io credo in te. Io sto per fa. Ma raga, io sono il... Oh, pure lui. Prima io. Perché tu mi levi troppissimo? Io non ti ho levato un cazzo. Perché? Perché? Una voce molto diversa in live. Ma non è vero, Fortizio. Dipende da come mi piace il microfono. Però vabbè. È una donna, si chiama Yuria. Resiste arcano. Ho capito. Resiste arcano. Come una si chiama Yuria? Yuria! Prego, Fortizio, prego. Andiamo avanti. Tanto c'ho la scorciatoia. Che avrei New Game Plus, questa... ci sberleffa. Visto che resiste arcano, devo usare la mia vecchia. No, ma subito così. Questa ricerca della felicità, guarda. Sono di Muccino. Ma poi non si interrompe. Ma sale le scale. Questa è la domanda di tutti i soul. Ma sale le scale. No, io faccio la cosa più brutta che gli si può fare. Vieni, sali. Non sale? Sì che sale. Beh.
Perché è territorio sacro questo. Non sale. Ma come, i poteri cosmici? Ti sei scordata come si salgono le scale? Chiave della luna, una luna blu. Sulla limortacci tu. Qua che è? Stoppia tutti i doppioni. Sì. Ah, ma qua. Chi? Oddio, ora pensavo fosse Yuria. Vai da sotto. Certo che è una mosca che casca di faccia. Ma io ce n'ho una. Ma mo ce n'ho due. Veramente sarebbe tristissimo. Dove vai? Ma vola. Guarda, guarda come sale con i suoi piedini. La lamerata. Da quant'è che non la facevo? Mi sento a casa? Niente, manco me da niente. Che povertà. C'è una scommessa, ma come? Mo lo ammazza la facciaccia vostra. Alla facciaccia. Yuria, già va abbandonato. Ma se la porto di sotto insieme a Kos. Vieni a vedere Kos. Ma quindi il coro è fatto da donne. Sono le suore. Kos è una donna, quella è una donna. Vieni, vieni con me. Buttamise. No, uccidilo tu, te prego. Te prego. Dai una saccagnata. No, guardalo là. Stai uccidendo il tuo maestro. No, questo è lore. Questo è lore, eh. Non gliene frega niente. Piuttosto uccidere me. Guardala, guardala. Ma sei un'assassina. Hai ucciso quella che devi proteggere. Vieni di sotto con me. Lo vedi, non l'hai mai visto. Vieni con me. Buttate. Buttami te. No. Guarda, però mi riesco. Però come vado da Rom. Ti prego, dimmi che stai a venire. Ti prego, ti prego. Ti prego, scendi, ti prego. Ti prego. No. È rimasto su. Che rosicata. Andiamo da Rom. Rom. Il mio vecchio nemico. Vieni qui. Caga i ragnetti. Ho detto caga i ragnetti. Eccoli. Mamma mia, mezzo senza senso. Qualcuno ha preso? Questa arma. Questa cosa inutile. No, 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 io non voglio. No, no. Io non voglio uccidere i ragni. Ma posso mandare Rom contro i stessi ragnetti? No, non credo. Posso mandare un ragnetto contro gli altri? Gli esperimenti incredibili. Ma questo è quasi morto. Oh, però qualcuno ha preso. Senza senso. Ecco. Ha funzionato? Oh, guardalo. Guarda come uccidono il suo cugino. Uccidete il cugino. Io vado da Rom. Dove cazzo vai? Pene, lei è un pene. È una donna ma è anche un pene. È cambiata. Ma perché l'hanno fatto veramente a forma di pene? L'ha ucciso Rom. Ah, aspetta, sta esplode? Eh sì. Con uno di vita sono il prescelto. Esplode facendo retromarcia? Mi dirai così? I fricchi buffi. Cos'è qua? Esplode sempre. Però non mi uccide come una volta. Si potrebbe fare di bullismo. Bravi ragni, venite qua. Poi è bello che sembra che lo lasciano libero, ma non è vero un cazzo, è tutta una tattica. Mamma mia, lo smazzo. Ma ha sciottato. Ma hanno sciottato. Però ce la si fa, ce la si fa. Ce la si fa, voglio andare da coso seguendo My Way. Meredith, you man. No, non era quella canzone. Com'era My Way, oh? Ok, Google, metti My Way su Spotify. Sperando che non ci climbano. Perfetto. My Way di Frank Sinatra su Spotify. Io voglio incontrare Giura My Way. Mi viene a Wonderful World, non so perché. Però... Ehi, Google, metti My Way. Certo, metto My Way di Frank Sinatra su Spotify. Però mettila. Mi trolla.
Ma quindi mo non può più entrare la tipa? Che rosicata. Sono morto. Sono morto. Perché io voglio andare da Giura, my way. The end is near, signori. Me climberanno il void, perché non se può fa sentire un cazzo sul sito viola, almeno su YouTube si levano solo i sordi. Qua invece ti mutano e che cazzo. Questo è un pene enorme, perché è così Miyazaki. Che ce vuoi di con questo ragno? A me me puzza un po', ma che ne so, so simbolismi. Poi lui esplode, te tira i meteoriti. Basta, perché non mi va di distruggere questa canzone con i memini. Oddio! È esploso un po'! Che dolore! Me sto a cura! Man ce la fa! So troppi ragni! Me sfonnano! Io ci resisto per un po'! Ma lei se dà Rommi infamità. Ma madonna, si è fomentato Frank. Guarda, ti tira gli spermatozoi questo bene, di che stiamo parlando? Ti tira gli spermatozoi. Non esplodere. Ok, quando fa il culo me lo so pure scordato. Quando fa il culo all'insù esplode, così mi tira le cose da per terra. Che poi sono attacchi simili, ma non è vero, a quelli dei cos, ma no, ma solo perché me li tirano da per terra. E dai però! E dai però! No, esplode, 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 esplode! Scusa, ma te teletrasporti, teletrasportati. Teletrasportati. Sì, c'hai i coho! Però, vedo. Cioè la certa te fanno una combo che... che cos'è? Sono sì, attacchi quello col testone. Beh sì, ha voglia. Perché sono tutti umani che hanno raggiunto l'illuminazione. E se diventi simile a Dio, ti trasformi in un coso strano. Ok Google! E dai un po'. Basta, ok Google, basta. Mi commuovo. Grazie Ares 123, che bel ride. Ok Google, basta. Che poi volevo dire una cosa. Il ragno uguale a Rom che sta vicino a Brietas non potrebbe essere tipo il capo del coro, che come Rom si è evoluto? E magari a Brietas ci è rimasto pure male. Oppure il coro che si è fuso diventando il ragno, che hanno raggiunto l'illuminazione. Non potrebbe essere. Senti, la prima ondata la ammazzo. Il capo del coro pare sia il tizio col testone gigante. Ma quello non era
Non erano i bambini d'orfanotrofio? Però ci avrebbe senso, perché stanno a guardia del grande essere. Tieni i duragni così non spawnano. Ma sì che spawnano, spawnano ogni teletrasporto. Il libricino non lo so, ragazzi, adesso devo finire quello che sto insieme. Devo finire Crimini. Così sto imparo con una serie. Così il prossimo Crimini de Grindelwald lo farò. Quando... hai capito? Uscirà sul grande schermo. Ma esplode. Che pezzo di merda. Aia. Aia. Stop, esplode. Che culo. Mi sta di culo però, eh. Ma io mi fullo, perché tanto non ne usate tante di fiale. Dove cazzo è andato? Ecco, rimanete qua, bravi. Almeno li sciotto i ragni. No, non detto. Porco Giuda, che odio. Mi sta a tirare la merda, mi sta a tirare gli spermatozoetti. Io ho raggiunto l'illuminazione, quindi c'ho il tem che col coro. Che poi questo è il coro. Ma forse ero, ma ora, ma chi cazzo è? È una studiosa di... oh, ma sciottato. Porco Giuda, proprio mi sciotti, no? È una studiosa del Prince. Che non si capisce perché protegge Mergo. Ma perché protegge? Ma fatteli cazzi tu. Perché vuole rompere i coglioni a Mikolas, ho capito. Grazie a Mafio Fam, vuoi trovare un altro mese? Grazie a te. Nella studio di Princeton. di Harvard. Di Harvard. Dobbiamo ammazzare Rom, poi ammazziamo questa. Voglio ammazzare Rom, ti prego, andiamo avanti. Ma poi mi ci trasportano, tipo, da Par. Dobbiamo andare da Giura. Sì, ce la facciamo per oggi, Flamia. Oh, male che vada, non ci andiamo dalla tipa. Va bene, però non... abbiamo finito il gioco. Voglio andare da Giura, voglio vedere la cosa... quella è la cosa finale. Mi dispiace non finirla, però voglio iniziare un altro gioco. Un altro gioco. Abbiamo fatto tutto praticamente, però, eh. Cioè, più del necessario. Ah, non ho ammazzato i ragnetti, vabbè, pace. Pace. Me la lascio. E mi uccideranno come al solito. Bravo, tirami i cosetti. Ma basta pure la corsetta. La corsetta. Ti taglio la coda, dammi la spada. Eccitazione. Aia. Non sbrattate. Mi curo proprio in faccia a te. Non ti faccio capire niente. E me ne vado. E torno. Oh, se stava per esplodere, ma mi sa che gli ho levato l'esplosione. Mo' mi tira le cose da sotto. Troppi ragni. Io mi devo sbrigare. Mi sa che non si trasporta più. Mo se esplodi, se esplodi nuovo in cazzo, eh. Ho esagerato io. Capisco che tu te la sia presa. Un'altra combo io devo fare. Un'altra combo e basta. Un'altra. No, sei maledetto. Sei una maledetta. Oh, si è chiusa. Basta, basta. No, no! No, vada, vada, vada! Come state? L'hai spermato Zoe, no? Mi fullo. Porco Giuda, due colpi gli devo dare. Due. Sta esplode, perché veramente... è la vergogna della... guarda i ragni! Guarda quanti so! Guarda avanti! Aspetta, no, li devo smagare. Aspetta, prima un bellezza. Aspetta.
Vediamo se, se riesce la scammata finale. No. La scammata finale. Non riesco a targhettarlo, ok? No. Dai, te prego, fammi finire così. Swag! Swag! Barra la merata totale. Swag! Oh, solo cose belle dal trono. Eccola. Io dovrei trovare lei. Spoiler, dovrei trovare lei nel labirinto. Però dobbiamo passare contro dei boss incazzatissimi. E adesso parla. Parla a livello brutto. E veramente gli ho dato una bella caracca, eh. Grazie Lil Tia per i 100 sbiribilli. God of War, i primi. L'ultimo ancora ci dovrei giocare. Attenzione, la luna io la faccio. È proprio un meme, gli casca addosso letteralmente. Se prima devo fare amico lascia te parla, veramente divento pazzo. The Witcher 3, troppa roba. Infatti io voglio aggiungere un altro giorno per giocare. Mi sa che da Hollow Knight il venerdì faremo un'oretta di Just Chatting e poi gioco. Però da... vedemo. Non questo venerdì, perché questo venerdì parto. So 3 giorni, la mia unica vacanza in teoria. Anche se a agosto mi sono riposato, cazzo. Cioè ho pure lavorato, però poco. Segreto rituale, incredibile. Ma mo posso entrare? Ciao! Amici! Questo è il famoso carcere dell'ipogeo terza run? No, dobbiamo andare. Qual è il prossimo... coso? No, qua dobbiamo passare tutto. Speedrun! E questo è comunque il carcere dell'ipogeo, siamo arrivati. Speedrun! 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 Speedrun, mamma mia che fenomeno. Speedrun, già siamo arrivati qua, guarda. Speedrun, speedrun. Tanto abbiamo preso già tutti gli oggetti. Piali duorte non ha un cazzo di senso. A propos, aiuto. Oh, attenzione. Speedrun. Ciao Lentia, grazie, regali iscrizione a Scorpio. Te se brucia il riso, no, sciaga. Non vorrei mai. Speedrun. Questo lo prendo. La sfregio. Beh, c'è una porta. È completamente illogico. Grazie che mi guardi. Speedrun, ecco la porta. Speedrun. Grazie che mi hanno aspettato. Speedrun. Madonna, mi hanno menato. Speedrun. Aspetta, qua sicuramente c'è un'altra porta da aprire. Super speedrun. Pure gli shortcut che non si sa mai. Ah, quella di prima. Speedrun. Speedrun. Non posso fermarmi, non posso. Grazie, sin saluto. Tutto in famiglia, va tutto bene. Speedrun. Mamma mia, guardami, guardami. C'ho la piena controllo della mappa. Sono proprio... aia. Mamma mia. Toretto, Toretto style. Oh, speedrun. Sono arrivato. Ma chi so. Sono proprio il top player. Ah no, qui ci stanno 3 insieme. Ma speedrun, speedrun. 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 Ho detto speedrun. Guardate, il miracolo della vita. Speedrun. Speedrun. Tanto qua ci abbiamo preso tutto, non ci serve un cazzo. Speedrun. Sabagus costa di quelli così, Savana speedrun. Questa era quella che avremmo dovuto trovare. Avessimo trovato i sacchi che non abbiamo trovato mai nella vita. Però, vabbè. Fu chiaramente, mi pare 2 giorni fa, una settimana fa che abbiamo giocato. Pensa quanto cazzo di dita sono stato solo al computer. A edità, porca mignotta. Speedrun. Prendo questo oggetto che mi garba. Proiettili, lo vedi? Allora, qui in teoria c'è la tipa, no? Cosa c'è al posto della tipa? Ah, ma già l'avevamo vista, non c'era un cazzo. Non vicino del tempo. Eccola. Ecco. Ecco la porta, signori! Possiamo andare da Giura senza uccidere un cazzo di niente!
Tu dici, ho una porta qui, vediamo se... Vediamo quanto... Vediamo. Vediamo. Yeah. Ho finito di pre. Non gli ho fatto un cazzo. Vabbè, ma non leva. Leva poco. Le Kamehameha! Vabbè, un po' stupidina, mi sa, eh. Perché io ho un ricordo così brutto de parla? Forse perché l'avevo giocato i primi tempi? O forse perché mo me mena. Era uno dei primi boss che avevo trovato perché mi ero fatto fregare al sacco del boss. Te. Forse perché mo me sponna. Però me leva poco. Beh, lo sto sottovalutando. L'ho sottovalutatissima, eh. Jolteon Blue, Jolteon Shiny. Perché è cattivissima. Vabbè, però se fa. Forse è la versione del Chalice, non mi ricordo, non lo so. No, leva poco, dai. Da rispetto al cane. La scarica sciotta a livelli più bassi, mi sa, Cusciano. Tuono pugno, non può usare tuono pugno, Jolteon. Ignoranti. C'ha le zampette. Al massimo tuono calcio, credo. Prendiamoci questo. Che poi è un boss opzionale pure qua, perché da una parte c'è Parle, dall'altra c'è Mikolash. Quindi, boh. Ma poi... No, sì, perché qui siamo nell'incubo. Quindi questo è il carcere di Lipogeo nell'incubo. Nel quello normale è quello che vedi a livelli più bassi. Sì. Ha senso. Non mi prendi. Andiamo a uccidere Parla. Chi c'è a uccidere Parla insieme a me? Antani. No, l'ho evocato, vabbè. Per la prima volta nella vita mia farò un boss con un tizio. Che vergogna. Run rovinata. Antani, vediamo Antani. Ma un figo. Ma sai, già l'avevo visto tra l'altro. C'è un piccone. Lo facciamo per giura. E mi sono sbagliato. Ah, ma lo potevo pure levare dalle palle, vabbè. Magari morimo. Anzi, facciamo, vediamo. Anzi. Loro due, vediamo chi vince. Vai, vai, Antal, vai. Fagli vedere, Antal. Vai, Antal, io sto qua da una mano, Antal, vai. Non è da Saiyan combattere in due, Antal. Facci vedere, su. Vai, ha una botta. Tu guarda, gli dà fuoco. Guardate il combattimento incredibile. Wow, la gioia dei cacciatori. Questa Antal, guarda, guarda come attacca. Attenzione, ha trasformato l'arma, non si scherza più. Si sprinza, si sprinza. Lui gliela fa Antal, eh. Come salva? Perché lo fanno anche loro? No, no, io voglio vedere che fa. Non lo sapevo lo facessero anche loro. Oh, perché c'hai con me? Ma io non t'ho manco toccato. Oh, comunque a regge, eh. Ma perché non gli leva nulla? Ma com'è? Non lo sta attaccando. No, no, ho appena citato. Se lo fanno prima loro lo dico. Sì, ma o non riesce a piallo o è fatta apposta. Niente, morirà così. Come firla? Sì, è un energy blast, sì. Perché il fuoco non gli fa un cazzo. Bene, mi avvicino quando esplode. Vabbè, tocca a me. Tocca a me morire. Ma vale come i vecchi Soul, che siccome ha evocato qualcuno va più forte.
Ma non può esplodere senza... Bene, così almeno non ci abbiamo più. Vita raddoppiata, ok. Porco Giuda. In tutti i Soul è così, appunto. I Soul... Manco Soul-like. Beh, Soul-like sì, questo non è un Soul. Questo è un Born. Ci so, è un Blood. Non lo so che... È un Blood Soul Born. È un gioco di Miyazaki. Ma poi no, spoiler, Dark Soul 3. Il tizio finale di Dark Soul 3, del DLC, è una citazione a Bloodborne. Cioè, ti vuole dire che anche Bloodborne è nel mondo dei Soul? Spoiler, Emanuele! Sì, no, bene, complimenti. No, Berserk, tutta una citazione. Vabbè, quello è tutto il gioco. Sono asset riciclati, pesante. È una citazione a Gatsu? Beh, sì, che ha distrutto tutto. La sessione Bloodborne di S3, il maestro di spade che sta all'inizio. Vabbè, ma quell'arma. Ma allora perché ci buttano il sangue? Beh, si potrebbe vedere, visto che lui ha fatto Bloodborne, che, no? CC qualcosa. Si lega tutto. Che magari è un ciclo Bloodborne, no? Visto che ci sono stati vari mondi, vari cazzi, vari mazzi. Che mi azzaglia la fine dell'idea, ma non penso. Oh, ma esplode ogni 3 secondi, sta rincoglionita. E esplode. Poi la telecamera manco te ne fa accorgere. Non riesco a prenderla. C'è un problema. Ma se mi targeta il corpo. Ma io devo prendere le anime, oh. Sono buone. Liscio totale. Ah, questa. Ok, questa è un'altra che ti insegna a non schivarli indietro. Ci manca solo questa e poi andiamo da il nostro giuretto mio. Poi dobbiamo recuperare pure il Reddit, mannaggia, che sono due venerdì che non lo vedo. Eppure sto venerdì lo piscio, faccio l'IRL nell'idromassaggio, come la gente che è arrivata nella vita. Sei carico per Elden Ring? E che non mi vedi? Guarda come sono carico! Sono carichissimo! Lì c'è un oggetto, guarda da qui ti fanno vedere che c'è un oggetto. Vabbè, quello che si trova subito, però farite. Rally, come Rally scammata? Qui non mi ha segnato un cazzo. Oh! Ah, scusa, no, ma mo li vedrò. Qual è stata l'ultima volta che hai dormito? Ieri, perché mi sono bloccato senza senso. Ma come ricordo perché? È rosicato. Andiamo. Comunque questo è l'oggetto massimo di Arcano. Più di questo non c'è niente, beh. È tutto a posto. Ma non è che perché non dormo da secoli, è perché mi stanco la capoccia a star computer edita tutto il tempo, capito? Poi è un lavoro meccanico. Prendi, contorna, metti, prendi. È proprio, cioè, è tipo fabbrica. È la fabbrica dell'impiegato. Esplode proprio, è partita. Fabbrica dei memini. No, non è tanti memini, è proprio il fatto che... Cioè, c'è una parte di sto lavoro che è meccanica bestia, cioè
c'è sta la parte divertente dove creme mini eccetera, poi c'è la parte dove apri cartella, cerca la canzone, la metti, tagli i secondi e la inserisci per un secondo di video, il prossimo secondo, ok, metti la scrittina, il prossimo ancora, non devo schivare dietro, il prossimo ancora ancora, apri cartella, mi rendi un'altra canzone, il prossimo, cerca l'immagine, contorna, metti, il prossimo, apri cartella, così per 12 ore tutti i giorni. Quando lavora a pieno regime, capisci, una certa gente pazzi. Ma infatti chi ha iniziato a fare video mi capisce, perché dice, io ho fatto i video di un secondo e un po' capito, ho messo 3 ore, lo so. Forse mi devo una pagnotta. La sto scortiglia. Combo de spragnamento. Si è cagata. Ah, c'ha livello. Però se spragni uguale. C'ha vari livelli de Super Saiyan pure lei. Aia. Però vedi, non so così spaventato, non me leva tanto. Quasi. È bella però, eh. È un teschione elettrico. Ma poi perché? Ma merda. È l'elettricità che gli ha fatto questo, oppure l'elettricità è l'unica cosa che la mantiene viva, che si è talmente decomposta che c'è stata solo sta roba là. Sì, vabbè, ma bucalo il muro de. Ma mai tira proprio. Un cazzo di schifo. Ho fatto 2. Sì, ma non ci ho capito niente. Ma me lo cambia automaticamente il target. E io non lo so. Oh, biotta però, eh. No, ma fregato. Fa che non muoia. Invincibility frame for the win. Non vedo un cazzo. No, ma cioè, ma tu capisci che dove sono? È diventata un'unica persona questo gioco. Ce l'avevo fatta. No, non è una. No, è un amico di Ludwig questo. Questo è un altro chierico che è diventato chierico belva. Però era amico di Ludwig. No, di quello là. Di quello là che fabbricava i Tornitus. Come cazzo si chiama? No, Ludwig. Come si chiama quello che fabbricava i Tornitus? Archibald. Che cazzo dico? Come no? C'era scritto nel coso. Viene dato agli amici di Ludwig, di Archibald. Dai, dai con Ludwig. Quindi, magari era sempre in chierico. Che cazzo ci fa qua se no? Che poi ci sta qui sia nell'incubo che non, eh. Era sempre in chierico belva, che però, se non è proprio Archibald. Lo so che posso scaricare, devo imparare come si fa. E se fosse Pippo Baudo, può essere. Può essere. No, Logarius, Logarius non c'entra niente. Questo è Archibald, è un amico. Cioè, credo. Vabbè, questo non l'hai mai fatto. Esplode senza senso. Ma sto vicino a lui. Venga. Io non lo capisco. Perché ho cattivissimo. Porca puttana, ecco perché lo odiamo, parla. Ah. Un altro figlio segreto. Sì. Sì, è New Game Plus, sì. Emanuele, tieni i fulmini. Mi fanno ridere.
Sì. Ah, i fulmini, tieni i fulmini, tengi i fulmini. Ma no, ma perché? Ma scusa, ma viene allora lore. Leggete il gioco, viene trovato vicino al cadavere di uno che ha il tornitus, perché dietro la porta c'è il tornitus. E lì vicino, sempre nel carcere ipogeo, c'è sta il mini tornitus, mi pare, oppure il tornitus. Quindi Archibald stava da ste parti. Non è un chierico, allora è un amico di Archibald, oppure Archibald. Perché non potrebbe essere Archibald, scusa? O è Archibald è quello fuori dalla porta col Tornitus in mano? Il cadavere, dico. Parla e viene da Loran? Che ne sapete? C'è scritto da qualche parte? Lì dietro la porta non ci sta il Tornitus. Come no? Lì vicino c'è il Tornitus, mi pare che lo prendi. C'è scritto dove? Viene palesemente da perso, no? Sì, pure secondo me. Io sto speculando, speculando con quello che ho. Aspetta, io già ce l'ho il coso poi. Leggiamolo un attimo. Non ti dà questo? Gli amici di Archibald, scusa. Questo è da parlare, no? Stemma realizzato il segreto dell'Archibald, lo stravagante membro della Chiesa della Cura per i suoi amici. Archibald era affascinato dalle scintille blu. Emanate dalla pelle delle belve oscure, ha dedicato la propria vita alla loro riproduzione, applicando uno stile di ricerca che casualmente non si è discostato molto, muore gente, dalla metodologia utilizzata a British. Quindi tu mi stai dicendo che questa era una belva che si è fregato Parlo oppure che Parlo studiava? Oppure Archibald che ha studiato troppo le belve oscure ed è diventato così. E l'hanno chiuso qua. Da Old Yharnam. L'hanno cacciato da Old Yharnam magari, perché sta proprio fuori dalla porta. Che poi sembra. Cioè, capito? Quando ammazzi Parl e apri quella porta, sembra tanto pure una ricompensa per aver ammazzato Parl. È un continuo della lore de Parl. Perché qua fuori c'è qualcosa che mi ricordo c'entrava con Parl. Mo' lo ammazzo solo per sapere. Però io non lo prendo. Non me ne parlo senza target. Aia. Proprio un bastardo. Ho capito belva oscura. Però belva oscura ci diventi pure. Che palle! Non leggi la chat, c'è ragione, in effetti dovrei concentrarmi. Sto più sveglio. Ma come cazzo si prende questi? Questo è troppo lento. Mi sto pure a prendere troppo. Ma poi la telecamera si sminchia tutto. Ecco perché odiavo Parla. Si ferma solo quando fa. Non si capisce. Si poteva variare Parla? Non lo so. Non si capisce un cazzo. Con la telecamera pure. Ciao Giulia, grazie. Pure che sto a far ride, però. No, vabbè, ce l'ho le librerie, però vabbè, pure nelle librerie di Anna Stalla cercare cos'ha. Ciao Fra Fraca, grazie per gli 8 mesi. Il tempo è sempre, non è che ci vuole un boato. Ah, è vero, mi dovrei mettere pure gli abiti giusti. Ogni volta cambia abiti, mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Fashion Soul un cazzo, l'Hammer Soul, perché ogni volta devi cambiare i cosi. Ah, se può fare la mano in petto quando magari lo sbraghi. Anche se io l'avevo sbragato 2 volte prima, non me l'ha fatta fa. Forse
Forse donna in faccia? Non lo so. Grazie a Darth Mafius per i 10 mesi. Ciao. Allora, ma uno gli deve stare davanti alla capoccia, presumo. Dai, mettiamo il cacciatore di Henwick. Me lo ricordo, è tutto giallo. Tutto giallo. Eccolo. 105. Basta, due pezzi, non voglio lamerà troppo. Due. Già stitto. Non lo so, mo vedo. Prima vado, cioè intanto edito. Poi se mangio mi via la biocco, capito? Ieri ho mangiato troppo, per questo mi sono bloccato, mi sa poi. Lasci lì. Oh, ma come deve stare tranquillo? Ok, sono due. Oh. Poi corre, dove vai? Mia, mi sai, l'arma domani qua è una cazzata. Oppure... Mamma mia, senza senso. No, non te incastra, mannaggia tutti. Dovrei imparare a schivare la cosa. Ho cambiato arma, non si è accorto nessuno. Questa è più veloce. Vabbè, ma se... questa la sentite, Ma poi gli abbia labirintite, cioè fa pure ride. E gli abbia male. Ma quanto devo stare lontano. E poi non si vede niente. E ovviamente quando esplode si vede. Ma devo riuscire a schivarla col potere dell'istinto. Ah, eccola la mano in petto. Per sempre te! Dove scappi? Mi posso rifare la mano in petto? Mi dà la stamina. Corella pare pelata. Che mi ha spento i capelli proprio. Poi cambia il target per cazzo. T'ha fatto male, Mi sto spaccando tutto. Mi spacca con una... Ma perché cambia il target da solo? Quando si allontana troppo. Madonna. Ma questa arma è l'antiparla, perché io vivo dritto dritto la capoccia. E rincoglionisco. E finiamo proprio. Ma perché? Adesso c'è moro, È stato per un bagno di sangue. Madonna, è stato proprio brutto qua, Gli ho fatto del male fisico. Marchio, vabbè, te danni i marchi quando c'è già roba. E signori, questo boss sono io, sì. Quando mi incazzo, quando edito, quando mi tiro il computer in faccia. Abbiamo finito Bloodborne. Entriamo. My way a Old Yharnam dall'altra parte. Qui c'era qualcosa legato a cosa? Qua. Però non c'erano i frammenti prima. Secondo me c'era un'arma. Forse sto a freccia io. Qui vicino non c'era tipo il... Non trovi il Tornidus qua da ste parti? O nell'ipogeo lo trovavi il Tornidus? Ma se io ammazzo ste bestie valgono? Non lo so. Andiamo da Giura. Una arriva qua e fa: ma che cos'è questo posto nuovo? Là c'è una lucertola, ma chi se ne frega. No, lo trovi pure il Tornidus, Lord. Me sto a confondere. Alla cattedrale? Tutte le armi che compri, quasi tutte, le puoi pure trovare. Mi pare
Quello piccolo. Forse al carcere di ipogeo. No, qui no. Forse lì sì. Sì, qui sì. Andiamo da Giura, non tocchiamo le bestie. Che poi se uno però scopre sto posto da qua. Ah no, c'era una scala, mi sa. Le ammazza le bestie, quindi Giuro si incazza. Però non te spara Gormitra. Come si esce? Non c'è una scala, qualcosa, dico. Non vi posso toccare bestiole, sennò mi fanno le chiappine. La striscia, la strisciolina. Da dove si esce? Da lì. Ah, devo far giro. Mi spara, sì, infatti non me voglio far sparare. Voglio andare a discutere civilmente. Logarius è il boss più difficile? Non credo, qua ho sbagliato. No, qui no. Piuttosto muoro io. Sì, sto tornando indietro perché sto andato a Giura. Siamo arrivati. Andiamo a parlare con il nostro amichetto. Non abbiamo toccato nessuno. Siamo stati tanto bra. Eccoci. Abbiamo finito il gioco un'altra volta solo per questo praticamente. Perché dopo che manca dopo, cioè, Migolash e fine. Cazzo, vedete, Migolash e Mergo mancano. Se poi vai a andare dritto. Lord, vaffanculo. Lord, lei deve andare a fare in culo. Cosa ci dirà Giura? Se mi attacca senza senso mi incazzo. Perché ho ammazzato Parl. Ciao! Lo vedi? Vuole parlare. Guarda. Vedi, accetta il dialogo. È uscito l'alert di che? Di Frank. Ciao Frank, grazie. Non molla, non mollo. Sì, sì, è uscito, scusa, stavo troppo concentrato a sopravvivere. Vai. Bene, bene. Non mi hai fatto a entrare. Lo vedi? È un altro dialogo proprio. Perché manco ci abbiamo parlato all'inizio. Sono entrato da dietro. Non mi interessano faccende di alcun genere. Ma non devi disturbare. Come fate a entrare? Le bestie non salgono oltre. E non sono un e qua te dice la... quello che in teoria te direbbe da e lontano. Se insisterai nel dare loro la caccia, allora la darò. Però te lo dice da vicino. Mi sono spiegato? Sì. A qua te fa sceglie. Risparmio. Se no, se gli dico caccia. Ma attacca subito. Bene, molto bene. Risparmio tutti. Io non sogno più, ma un tempo sono stato un cacciatore. E questo è sempre quello che ti dice da lontano. Orribile di una caccia. Se ancora non l'hai capito. Sentite il vecchio saggio. Queste cose che cacci non sono belve. Quanto è saggio? Sono persone. È come Gazzo, è senza nocchie. Un giorno capirai. Tutti come Gazzo. È ora che tu vada. Prima però un regalo da Dio. E te lo regala a te. Tanto a me non te ammazza. Il coso. Che cosa c'è? Va, hai l'intera notte per sognare. Vai ora. Sfruttala al meglio. Ok. Oh, sono contento di me stesso. Hai capito che ti dice? Che cosa c'è? Hai capito quanto è bravo? Hai capito? Perché è un pericolo per la società? Sei troppo bravo, devi morire! Che esempio dai ai nostri giovani! Vai a fanculo di sotto. Ma che fa? Parla mentre muore? Bug? Sta sopra il ponte? Il ponte di legno? Il ponte di legno? Ma se casco da qua muoio? Già ce l'ho la roba, slot. Che cazzo mi deve dare tanto? È andata a raggiungere il Gascogna. Ma volevo buttare proprio, vedere se è apparso un oggetto sul coso. No. Ma il vostro salvatore è morto. Accettatelo. Qui è cascato.
No, non c'è un cazzo. Guarda. Aia. Aia. Aggro tutto, si può aggrà tutto. Guarda, backtracking. Backtracking. Aggra molto tutto l'aggrabile. L'ho ucciso, giura. È andato di sotto. È andato di sotto. Vogliamo fare il PvP? Dai, in bellezza. Io con il mio 55 arcano. Facciamo il PvP. Dove andiamo? Come faccio a farvi entrare? Chi vuole entrare? Dove vado? Qual è l'area PvP? La build arcano mezza lamerata. Andiamocene, andiamocene. Comunque mar di testa. Oddio, che dolore. Intanto ci sarà gente molto più con tutti gli oggetti fichi. All'incubo di Menzi, sei scritto con Prime. Ma devo uscire e rientrare al volo? Che se posto è questo? Ah, è fare. No, quindi devo ammazzare coso. Ma la gente dice la frontiera è l'incubo. Ma non... Ma non è vero. Le statistiche sono una vergogna, mo le vedi? Bentornati. Sono 55 arcano senza senso, perché volevo fare tutto a 99, ma mi sa che l'idea l'abbiamo abbandonata, eh. 43 a vitalità. Ma la frontiera, basta che mi faccio rapida coso. Non c'ho lì niente. No, ma chi se ne frega dei livelli, En? Dove devo andare? La frontiera basta e mi faccio pia da ragnetto. No, ma sei rinato, eh? Dove cazzo era? Ai boschi? Dove era rinato? Alla frontiera. Mi devo far rapire dal ragno, quello là che sta davanti. Quale mi conviene? Questo. Mi faccio pia da la manina. Ma poi, allora, c'è una cosa che non capisco. Tu al carcere ipogeo ce vai? Sia nell'incubo che non. Ma dopo che ammazzi parla, apri una porta e vai sempre nell'incubo, Neol de Yharnam. Nella realtà, oppure, cioè, nella realtà, non nell'incubo, vabbè. Però in tutti e due i casi vai sempre in Neol de Yharnam, sia nella realtà che nell'incubo. Oh, il carcere di... Come no? Il carcere di Poggio ci vai tre volte. Una di queste sarà l'incubo. Ah, il prima e il dopo. Non è l'incubo mai, dite. È il prima rituale e il post rituale. Cioè, prima... Cioè, rivelato e non rivelato. È sempre la realtà, ok. Cristo santo. Che coglioni. Ho superato il ragnetto. Minchia, è andata male, eh. Ah, no, tanti alla porta giusta. Mi rapisca, buon uomo. È la realtà con la rivelazione dei rituali di Menzies, ok. Ma prima quindi era tutta un'illusione alla Gwendolyn? Era tutto uno scam? O non si era ancora concluso il rituale? Oh, Amigdala. Oh, Amigdala. Abbi pietà del povero bastardo. No. Sì, sono nel mondo reale. Adesso vado nella frontiera dell'incubo, porca puttana. Quindi ero al confine. Mo sto andando nell'incubo. Perché ho l'oggetto, la tonsilla. Cioè, è come Super Mario, è come se entrassi nei livelli di Super Mario. Era celato il rituale. Ma parlate come zaccagliate la gente, che già vi vedo che fate tutte le lamerate. Noi andiamo dritti perché non ce ne frega un cazzo di niente. Comunque sto gioco, se vai dritto, è rete speedrun. Già abbiamo preso tutto.
Devo ammazzare Rinaldo. Beh, è stata una zona veramente pregna. Che armatura indossi? Un'armatura versace un altro po' di sangue. Autunno, incubo, inverno, estate. Vabbè, ma è ovvio che la prima volta che giochi a Bloodborne non ce la fai. Non ti preoccupare. Sto utilizzando la mula. È qui? Dov'è? Dov'è l'aria? Devo ammazzare Rinaldo per forza? Poi qua ci stanno i cani molto belli. Qual è l'area da PvP? L'area PvP. Ma qui no, qui è un casino. Where is l'area PvP? È questa? Ah, ma questo è un cacciatore. Io sto bullizzando senza accorgermene. Ah, fanco. Ciao Ricky, grazie! Grazie a Vincenzo consiglio! Oggi sto male, per fortuna ci sto a farmi compagnia, sono contento, anche se mo io sto a Napa edita. Però prima facciamo un po'. Sì, ho ucciso tutti, regà. Qua stiamo un'altra run. Oh, è arrivato il fratello. Oh. Naruto. Ma che poi era Sekiro. Sekiro. Niente, oh. Mi alleno per il PvP. Non riesco. Ma lo devi predire. Oh. Tiè, mi curo in faccia a te. No, no, mi sa che ho preso la roccia. Sto usando tutti i proiettili. Oh, non riesco a parriarlo, Ho a costo di morirci. No, non riesco a parriarlo, rosico. L'altra pistola è più veloce, ma non c'ho la tinta di Usancre. Lo so, non è competitivo sto personaggio. Vaffanculo, frate. Boom! Attacco in transformation! La serie di Elden Ring può essere. Ma quando esce Elden Ring, raga? Quando esce Elden Ring? Qual è la zona PvP, insomma? Gennaio. Voglio a te. Spero di aver trovato una Play 5 per dicembre, gennaio, qualcosa. Faccio una mandata seria. Anzi, mo la vado a prenotare da qualche pizzo. Sì, sono stupendi gli attacchi e trasformazioni questi. Che devo fare, quindi? Aspetta, esco un attimo. Entro online. Ma mi conviene ma pure il PC, ma mi conviene il PC. Cioè... giocasti giochi incredibili tipo Elden Ring, mi conviene giocarli da PC o su Apple 5? Ma forse più su Apple 5. Anche perché, cioè, me lo devo fare un PC perché voglio giocare Hogwarts Legacy. Quindi ci spendo qualcosa. Gioca online. Tocca spendere qualcosa per fare un PC. Tocca risparmiare. Anche per lavoro, sì, no, allora per lavoro userei il portatile e basta, capito? Cioè c'è il D3 e basta col portatile. Non ascoltare Jerry, ok. Che PC vuoi? No, me lo faccio fa. Cioè, lo faccio. Compro i pezzi. Anche se mo con sto cazzo del mining dei bitcoin, i prezzi delle schede video sono saliti. E tutte cose. Quindi che devo fare? Questa è la zona? Aspetta, l'avevo messa tipo qua? No,
No, uso il portatile io, Asur. Ho sempre preso i portatili da un po'. Mi piacciono i portatili. Fanno le magie con le manine. No, ti giuro che se fanno le magie con le manine su Hogwarts Legacy si divento pazzo. Ma quindi mi stanno già invadendo. Oddio. Più le sveglie, regà. Più le sveglie totali. Non ho... Perché non ho... Non ho... i proiettili. Buonasera. Buonasera, amico. Sto per morire. Andiamo. Che... usa le armi strane. Ma non male, ad ogni niente. Ma questo è un pirla. Ma sicura, ma non si... ma non ci sicura! No, ma c'è il... ma forse avrei dovuto ammazzare il tipo. Girate! Niente. E mi curo anch'io. E mi curo anch'io. Boom! Ti è piaciuto questo? Sì, però così è un casino. Aiuto. Ecco, via qua. No, se io facevo il pe... ah, no, ma non ho attaccato. Beh, se mi incastro pure, te incastri pure te. Questo è un competitore di merda. Lo posso dire? Allora lo pario. Però non me lo fa curare. No, 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 oddio, non ho i proiettili! No! Era un Perry! Sì, vabbè, c'è quello sopra! Piano B! Madonna, ma che sta succedendo? Sono morto! Come vigliacchi con la ferita alla schiena! Mi volevo buttare! Ok, devo ripulire la zona prima! Questa era un pirla, era! No, comunque si poteva ammazzare, eh! Vabbè, è stato divertente! Ma lo buttavo, l'ho cercato di buttarlo. Lo sai che farebbe ride l'urlo qua. L'urlo del lupo fa troppo ride. Riproviamoci. Sono morto come un ilota proprio. Come un ilota di merda. Però la gente entra, sono contento. Ok, vai, oh, mo c'ho pure i proiettili. Non si scherza. Dove... ammazziamo il coso. Ma trappa. Bravo, è giù. No, io no però. E vabbè. No, mamone aggro un altro, eh. Spero di no. Che poi comunque è un'infamità, perché la gente poi se ne può pure andare verso dell'ave e curasse, tipo. Bastardi. Bastardi. Qua ce n'è un altro, almeno un altro lo devo ammazzare. Non pare ce ne stava un altro. Ce ne fosse. Non lo vedo. Non lo vedo. Ma io così. Mazza, quello è entrato subito. Come mai non giochi in Nio? Ma perché so uno. Dai, ma non famo che non mi evoca più nessuno, eh. Mo che c'ho tutto, c'ho i proiettili, c'ho tutto. Porco Giuda, prima avevo finito i proiettili quando io stavo a fare il Perry, che quello era un Perry. Quanto ho rosicato. Dai però. Provo a invadere io. Provo a essere invasivo. Questo qua. Faccia in bocca. Questo è... ricerca del suono, sì. Ma imbocco io così. Ah no, famo gli scherzoni, famo gli scherzoni. Gli scherzoni. Che devo usare per gli scherzoni?
Il fresco del messaggero, tipo. Questo. Capito, però, cioè, cazzo, prima ci ha detto un culo che abbiamo trovato subito. Ancora lui! Madonna, siamo io e lui a giocare. Dove va? Dove va? Dove? Dove? Sto qua! Ah, non m'ha visto. Ciao, menamose. Ormai è finita la... Aspetta, no, fa. Facciamo i seri. Yeah, yeah. Vai. No! Ho preso. Ecco. Sono un pirla. Morto così? Mi ha ucciso così? No! Mi vendicherò! Mi ha fatto male. Ma provo io a fargli perdere, cazzo. 2. Il limite è 2. Vi sto rendendo fiero? 2-0. Un pari e semplici trovo tale, vergogna. Ma che dove... No, aspetta, ma non mi dica che dovrei ammazzare ogni volta il fresco buffo. Spero di no. Adesso vinco perché sono un figo. Perché sono un fustacchione. Come so? Quasi 9, dai, un altro po'. No, si tolga. Vada di sotto. Testa di me. Pure muoia qui, guardi. Ma che devo riprendere? C'è trappolo. È multiplayer, sì. Quello di prima era un cristiano. Trappolo. Aspetta, prima devo sparare. Come si mette qua? Cambia. Facciamo il pro. Trappolo. Ma poi se può leggere qualcosa da sto messaggero. Trappolo. Dai, vuol dire, rientra. E si sta. Che bello Twitch. Però non si muove. Zitto, eccolo. Zitto. Zitto, trappolone. Zitto. È camper così. Che vuol... Ammazza, vai ferite, tenineto. Per farsi due risate. In allegria. Dai, farite. Poi voglio vedere quello che... No, ma poi voglio vedere quello che si dispera a cercarmi. Fa troppo ridere. Eccolo. No. Chi è quello? Ma vieni qua invece di stamenare la gente. Come connessione internet è interrotta? Ma io sto ancora live. Ma io sto in live. Grazie a Digo per i 9 mesi. Grazie mille. Ma quindi mi stanno a scammare. Connessione al server di Bloodborne. Ma sto online, sì. Ma che cazzo. Qua mi si sta turlupinando. Qua si sta cercando di mettermi i bastoni in mezzo ai rot. Jerry, vergogna. Guarda. Non c'ho più niente, c'ho più manco... Zitto, trappolone. Zitto, trappolone. Qua, mezzo forest. Qua. Qui, dietro la cosa. Dietro.
Per cui te fa diventare più piccolo, cioè un'infamità. Uno potrebbe pure fare il giro. Qui c'è un cristiano, poverino, è morto in un angolo. Dai, su! Fatemi imboccare! Fammi ritrovare Virguntos. Mi disconnettono, ma vergogna! Ma no, ma è divertente, è goliardico, è per la gioia dei grandi e piccini. Però non trovi nessuno. Come faccio a invade? Devo usare sempre la campanella per invade. Così come sto a fare, appunto. Ma... oh, è entrato Vergito, eccolo. Guardalo come corre, guarda. Ta-na-na-na-na. Cito? Ma ci ho cado? Amico! Vai. Lo baito. Bisogna essere intelligenti come le volpi in sto gioco. Forbi come i ma... no, non posso dire. Che poi c'ha l'archibugio incazzatissimo. Adesso l'amero. No, sbagliato. Oh, fa malissimo. Qua ho sbagliato. Sei un bastardo. Come fa? Ma c'è un po' di luck. Sì, ma io non riesco. No! Che onta. Neo. Non ci siamo curati. È stato dignitoso. Oh, però qui è difficile pariare. Mi sto allenando. 0-3, ho capito, sottobaio. Questo è uno che va in giro a fa botte. Io no. Oh, siete delle merde. Siete tutti merde. Ma io non mi lascerò far tiltare. Non come dicono quegli streamer, guarda che la chat. No, non me ne frega niente. Capito? La chat è cazzino. Non ho letto il messaggio, oddio, Emi. Buonasera, tronno, dai, così menalo. Adesso c'ho la forza. Grazie, Emi, adesso, grazie a te. Vincerò la partita più grande di tutti. Quella dello scalatore delle Ande. Adesso facciamo proprio la posa anime. Io contro Vergine Torige. Non riesco a sconfiggerla. Adesso siamo qua sulla collinetta. La collinetta del peccato. È stato per gioia a buchi. Ma come la gioia a buchi pesta tutti, Azur? Come ti permetti? Guarda che figo. Mamma mia. Eon, N. Andate tutti a cagare. A me fa ridere che scrivete così, però. Però andate a fa un culo, siete cattivi. Ferite i miei sentimenti. Dai, Cristo! Vercingetori, c'è di aspetto! Dai, se sta a dirti pure lui, te credo vince. Buttate sotto per protesta. Grazie a Bazzud! Ma sei proprio te. Sì. Per merito tuo mi sono guardato come Death Note. Ah, so contento. Ah, perché? E non te lo sei mai cagato, poi hai visto a me. Vabbè. Sì, sono io, grazie mille, ciao. So NG plus one, Kud. Plus one, già stiamo scherzando. No! Ma sono preso. Chi è questo? Ma io so attacco di sangue, ma nessuna pietà per armi da fuoco. Sì.
Ho cringiato. Dov'è Vercingetorix? L'ultima. E poi vado a editare, signori. Ma aspetta. Mi aspettano delle cose brutte. Quindi devo vincere. Per l'editing. Per la gioia. Per il cuore. Per l'Italia. Per Yharnam. Per quei bagarozzi che stanno lì sopra. Per le tombe giganti. Per Patches. Per il futuro. Per la libertà. E per Frodo. Per forza Italia. Guarda qui, vedi dove fai a botte con Amigdala. Ma non c'è Amigdala, perché? Ma se io con una raffinata cosa saltassi il laser sul ponte, non si può fare? Non posso tagliare tutta la mappa? Non si può? Non si può? Dai però! Che palle! Devo vincere. Devo vincere la vittoria. Questa spada è stata creata per la vittoria. Niente, raga. La facciamo finire così questa run di Dark Soul, di Bloodborne. E poi la prossima settimana iniziamo Hollow Knight. Con me che mi butto. Sono esattamente a livello 143. Busci culo, aiutami te. C'è un livello troppo alto. Si inizia una nuova avventura. Aspetta, oh. No. Non si poteva fare. Però porta tutta 50, ho capito. È stato bellissimo. Abbiamo scoperto tante belle cose. Abbiamo finito il gioco l'altra volta. Potevamo finire in bellezza ammazzando la tipa, però servirebbe un'altra live. Stiamo andando avanti troppo con questo gioco. È ora di iniziare Hollow Knight. Perché poi si iniziano anche i Soul. I Soul che non hanno i calici infiniti, ma hanno la libertà di esplorare la vittoria della vita. Si inizia un nuovo gioco tutti insieme. Poi porto Skyrim. Skyrim sarebbe da portare sullo Switch. Quando non mi fate fa un cazzo, attacchi a Left the Skyrim che è proprio il top. Però non c'è. Non... Oppure Fallout. Però non si può. I vari Soul dopo Hollow Knight. E Hollow Knight inaugurerà anche il venerdì che si gioca. Ditemelo. Sekiro pure dovevo portare, porca mignotta. Bioshock perché? Bioshock. Sekiro pure. Però porca. Intanto Hollow Knight, poi vedo. FIFA no. Voglio finire qua. Con la luna che tanto ci ha dato. E tanto abbiamo visto. Con tutti gli oggettini belli fatti, belli pronti. Abbiamo preso tutto. Ci abbiamo tutto, abbiamo comprato tutto. Abbiamo tutte le armi, tutte le robe. Tranne il vestito del cacciatore di tombe, mi sa. Perché quello lo trovi solo in giro. Oppure lo compri. L'abbiamo comprato. Tutte le robe. Non abbiamo tutte le cose. Però io già lo platinai all'epoca. Che è così, lo finiamo. Con l'arma bella. Questa. Ricordatevi che questa è l'arma che ci ha portato fino alla fine. Quanti calci. Ma sono stato bravissimo. Ho fatto tutti i boss. First run. Tranne 2, 3, 4, 5. Sono andato bellissimo. Solo like preferito. Dark Soul 1. Ed è quello che porterò a breve. Però prima Hollow Knight. Mostraci il bellissimo volto un'ultima volta, infatti. Guardate, e lo faremo anche nei prossimi Soul. Guardate cosa, chi vi ha accompagnato. Come posso zoomare? Tipo come. Così. Guardatelo. Lui ha ucciso tutto, è diventato un grande essere. Minecraft pure, Minecraft il ritorno, non ti preoccupare Gabri, stiamo lavorando per voi. Così abbiamo vinto tutto il mondo, siamo diventati mazza che quanti fighi, questi baffetti bellissimi abbiamo, guardate che nani di merda che siamo, ma abbiamo distrutto tutto, compresa la libertà. Il gioco di Piff qual è? Non lo so. So solo che ce l'abbiamo fatta. Evviva! Ce l'abbiamo fatta! Guarda, ma guarda che treno Energy Plus.
Signorina, muoia felice! Ce l'abbiamo fatta! In canalo, non in canalo niente. Con questa bella immagine di parità. No. Abbiamo finito tutto. È stato bello, non me ne voglio andare. Voglio spammare tutto. Tutto quello che abbiamo fatto. È stata una bella run. Spero che vi sia piaciuto questo gioco, perché a me piace. Ci vediamo la prossima. È venerdì per una IRL main vacanza. E poi domenica zompo, mi dispiace. E martedì con Hollow Knight, dove ribestemmierò a quanto pare. Va bene? Va bene? Guardatelo bene, è l'ultima volta che lo vedrete. Per adesso. Ciao a tutti amici, grazie per essere stati qui con me. E a breve il video, eh. Ciao. Ciao, ciao.